per celebrare la giornata di oggi mi permetto di ricordarvi un'icona biblica conosciutissima a tutti. È una delle prime scene che troviamo nella Sacra Scrittura ed è proprio la creazione della donna nel libro della Genesi, che viene fuori, ci dice il testo della Scrittura, dalla costola di Adamo. Questo dice una cosa fondamentale, quello che è per noi la donna, cioè un essere uguale all'uomo, un essere di cui l'uomo ha bisogno perché fino alla sua creazione non aveva altro essere simile che potesse fargli compagnia e con cui potesse stare insieme. La donna per noi quindi non è un'aggiunta, ma è il nostro tutto. Quindi ricordiamo oggi tutte le donne vittime, non ultime quelle di questa notte, tutte le donne vittime nei vari settori della vita di tutti i giorni, perché appunto hanno dato la vita per un bene più grande, e questo a noi basta per ricordarle oggi.